Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima puntata di Talking After Talk. Siamo qui con l'ultimo ospite, Chiara Alessi, saggista e curatrice. Tu hai scelto di partire dalla storia per parlare del futuro e allora vorrei proprio cercare di capire come hai scelto questo tema e che cosa effettivamente hai portato in questo talk. Allora, il tema sulla storia era stato affidato dal Salone del Mobile. Quest'anno è arrivato alla sua 60ª edizione. L'idea era quella di provare a suddividere in decadi questi 60 anni, quindi 6 capitoli, cercando di raccontare come il contesto storico, politico, sociale, economico si sia riflettuto sul mondo del mobile e in particolare sul Salone del Mobile. E senti, secondo te invece tra tutte le decadi che hai studiato o di cui comunque hai portato qui al Salone, qual è quella più interessante? Secondo me è proprio la prima decade quella più interessante. Quando nasce il Salone del Mobile nasce con l'obiettivo specifico di occuparsi e implementare le esportazioni italiane nel settore del mobile nel mondo. E questo obiettivo viene straordinariamente raggiunto nella prima decade, immediatamente. E poi certo sono anche gli anni per la storia di Milano applicata al design, anni di grande sperimentazione, grande ricerca, grande innovazione. Giulio Natta riceve il premio Nobel per l'invenzione del metapropilene isotattico. Tutto il mondo poi viene invaso dalla plastica, naturalmente oggi poi ci troviamo anche a fare un po' i conti. Che cosa è emerso da questo talk che hai tenuto? Quali sono i temi che secondo te della storia del Salone noi dovremmo tenere sotto controllo, comunque farci attenzione nel futuro e che rimangono comunque centrali nel mondo del design? Per un certo periodo, un certo lungo periodo, c'è stata una grande corrispondenza, cioè un grande dialogo tra quello che succedeva intorno e quello che si rifletteva. Per esempio, gli anni 70 sono stati gli anni grigi, gli anni di piombo, cioè gli anni in cui per le strade le persone avevano paura a muoversi, le case hanno iniziato a diventare dei luoghi estremamente rassicuranti. E poi c'è stata anche tutta la trasformazione negli anni 70 legata alla crisi petrolifera, quindi la plastica che dicevo prima, questo grande ottimismo, sperimentazione e ricerca, a un certo punto inizia a diventare un materiale che viene percepito anche con scetticismo. Però questa spinta a un certo punto, questo dialogo tra il fuori e il dentro, a un certo punto si interrompe, come si scolla. E invece è come se un po' appunto il Salone del Mobile riuscisse a restare in piedi, a proseguire, anzi a muoversi. Tant'è vero che noi oggi ci troviamo a celebrare la 60ª edizione con dei numeri che ci raccontano uno scenario super ottimistico. In realtà questo, come dire, si ribalta su una situazione esterna che invece è fortemente critica, no? Un po' ignorando quello che succede all'esterno, il che certe volte funziona molto bene, altre volte come se forse mancasse un po' di prendere in considerazione queste correnti in cui si muove. Si pensa insomma che il tema della sostenibilità sia uscito soltanto probabilmente negli ultimi 30 anni e invece tu nel tuo talk hai parlato del fatto che anche comunque da partire dagli anni 60 c'è già questo tema. Dove lo si trova all'interno della storia del Salone? Secondo me è tanto più il tema che riguarda i processi risulta quando il linguaggio si spegne, diventa meno forte. Allora, se noi pensiamo all'estetica degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, fino agli anni 90, è molto chiaro in che ambito linguistico ci stiamo muovendo. A un certo punto questa carica linguistica, stilistica, viene assorbita. E lì, allora, c'è più attenzione invece a quello che informa il processo. Oggi questo si riflette appunto nel fatto che da fuori tutto più o meno sembra uguale a come era l'anno scorso, 3 anni fa, 4 anni fa, in realtà l'attenzione verso i processi, che poi diciamo non si vede direttamente, ma si percepisce che ci troviamo a fare i conti anche con questa nuova dimensione. Grazie Chiara per aver condiviso queste informazioni insieme a noi e la tua assoluta competenza e grazie al Salone del Mobile per averci ospitato e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a voi. Leading design forward.